Vi ringrazio di essere qui, vi auguro una buona serata, ma credo che sarà davvero buona perché sta per iniziare uno degli appuntamenti più emozionanti e qualitativamente elevati di questa manifestazione. La manifestazione è il rinascimento del faro. La cultura serve ad illuminare le nostre menti e a darci un orientamento. Infatti, l'architettura del faro di Aldo Rossi rinasce attraverso le arti, attraverso la cultura. Facciamo un applauso ad Andrea Miron. Siamo qui a bagnarci le labbra perché dobbiamo parlare, ci dobbiamo conoscere, siamo qui appunto a conoscere in modo ravvicinato una grandissima artista. Un'artista eclettica, perché lei è anche polistrumentista, quindi fa tante cose, non suona solamente uno degli strumenti che vedete lassù, li suona tutti, giusto? Anche di più, perché suona anche il violino, oltre al pianoforte, alla chitarra, al fagotto e al triangolo, sparando l'arpa tibetana, no va bene, comunque suona veramente tanti strumenti, tant'è che oltre a suonarli lei li può anche dirigere, perché lo sapete, forse lo sapete già molti che sono qui, l'hanno vista anche al Festival di Sanremo più di una volta dirigere l'orchestra di Sanremo, anche non solo ha partecipato a Sanremo almeno tre volte, giusto? Correggimi, sono tre le volte. E anche per, è andata lì anche per dirigere l'orchestra per Nina Zilli l'ultima volta, l'abbiamo vista in TV. E quindi una maestra nella città della musica, ospitiamo qui per far rinascere il faro proprio una maestra della musica del cantautorato italiano, quindi io farei un altro applauso. Allora, però cerchiamo di sapere un po' di più. Allora, sappiamo che l'ultimo disco si chiama Elettra e Calliope ed è appena uscito. C'è tanta mitologia dentro questo disco, ma con tanta semplicità, immagino. Quindi Calliope è la musa dell'arte, quindi la tua musa per il cantautorato italiano in cui sei immersa, qual è? E quindi come ti collochi all'interno del cantautorato italiano? Come vivi la tua posizione nel mondo della musica italiana, nella tua posizione? Allora, Elettra e Calliope sono due personaggi che mi servivano e non, il fatto che sia semplice il contenuto è che poi alla fine si riconduce tutto a quegli archetipi che sono sempre gli stessi, cioè si rifà tutta la nostra vita. E quindi il disco parla di cose reali, ecco, non è un volo di fantasie, non è ispirato dalla mitologia e basta. E l'ispirazione alla mitologia mi serviva per parlare della realtà di oggi, quindi per dire delle cose oggi la strada non è molto facile. Tu dici come ti collochi all'interno del panorama del cantautorato italiano? E che il cantautorato italiano in questo momento sta soffrendo molto, perché un po' per la crisi generale, e non è solo la crisi economica nostra, è proprio una questione che parte da lontano, perché la musica sente questa crisi da tantissimi anni e quindi la difficoltà di raccontare qualcosa di tuo, perché hai delle cose da dire e da condividere, in Italia non è, come posso dire, è un obiettivo alto, e quindi spesso può sembrare spesso, nel senso che può essere un fardello. In realtà abbiamo perso molto negli anni quello che una volta era, cioè la condivisione di un sacco di questi cantautori che riempivano anche gli stadi, che hanno riempito gli stadi e che oggi non li riempiono più. Perché la cosa che va per la maggiore quasi sempre è l'interprete in questo periodo, un po' perché i talent show hanno fatto molto da questo punto di vista, però credo che il fermento sia fortissimo, anche perché si ha sempre delle cose da dire, e quindi fortunatamente esiste tutta una scena cantautorale che, specialmente la nuova scena cantautorale, anche perché ricordiamoci sempre che i grandi nomi sono e rimangono grandi, ma nel frattempo
sono anche personaggi che magari uno se ne vuole andare fuori dalla scena perché si è stufato, l'altro è andato in pensione, o c'è qualcuno di grande, veramente grande, che non c'è più anche, e quindi bisogna cercare di alimentare e di sostenere tutto quello che è la nuova scena, se no scomparirà, perché non ci sono fondi e perché nessuno investe. La parola investimento oggi è una parola che non si può nemmeno pronunciare. E quindi è difficile, ma non impossibile, e soprattutto va perseguito il proprio obiettivo, nel senso, mai mollare. Infatti tu continui a investire tutta la tua creatività ed energia, perché bisogna continuare a credere che l'arte continua ad autoalimentarsi, comunque non si fermerà mai. E infatti, proprio per questa alimentazione, questa autoproduzione della creatività, la mia curiosità, sentendo il tuo disco, cosa che probabilmente voi non ancora avete fatto, ma sentiremo qualcosa questa sera dal vivo, c'è una canzone molto particolare che calza a pennello in questa situazione, perché è L'uomo del faro, che interpreterà questa sera proprio Etienne del Faro, quindi la donna del faro che ci canterà L'uomo del faro, che è veramente la mia preferita nel disco, sì, è una delle mie preferite, davvero. E a cosa ti sei ispirata per scrivere quella canzone? Allora, premetto che non sapevo che sarei venuta qua a Lanciano, anche perché è una canzone che è nata qualche anno fa ed è nata, è rimasta germinale, se vuoi, per molto tempo. Io condivido la casa con altri due amici, uno di questi amici era una giapponese, e Cinami usava dire ogni tanto delle frasi buttate lì, ovviamente in giapponese nessuno di noi capiva niente, e poi le spiegava. Allora lei accompagnava questi gruppi di giapponesi che venivano a vedere Milano, che poi partivano e scendevano lungo l'Italia, e quindi un giorno ha cominciato a dirmi: ah, siamo andati a vedere la chiesa via eccetera, che tu avrai visto. No, veramente io non sono mai stato. E poi li ho accompagnati, sai, qui c'è la galleria d'arte e poi vicino c'è questa costruzione, poi ci sono bellissimo, ci sono i quadri, ci sarà entrata, perché figurati quanti, ormai anche qua, io non sono milanese, però insomma sono arrivata a Milano giovanissima. No, veramente io non sono mai. E ha cominciato un elenco di questi monumenti, di queste chiese che io non avevo visto mai. Arrivando alla fine al Duomo, perché li accompagniamo in Duomo, e il Duomo ci sarà in entrata. E io, guardate, ho detto: no, non ci sono ancora entrata. E lei mi disse una frase in giapponese, che è una micro haiku, e ovviamente gli ho chiesto la traduzione. E la traduzione era perfettamente giapponese, cioè un malloppone di significato dietro tre parole. Sotto il faro è buio. È vero, niente di più buio che sotto la cosa più luminosa che fa luce a tutti gli altri, no? E allora questa cosa mi è rimasta addosso per molto tempo, e un bel giorno ho deciso di scriverci il pezzo. Ed è così che è nato L'uomo del faro. Parla dell'uomo che penso ormai rarissimo, forse ce n'è due o tre in tutto il mondo, ci sono, mi pare, però ancora, che vivono, che accendono i fari. Bene, io non aggiungerei altro a questa haiku che parla da solo. Va bene. Allora, io non vedo l'ora di sentire iniziare a suonare Andrea con dei giovanissimi musicisti di Lanciano, che questa situazione, questa occasione, hanno la fortuna, credo, l'onore di suonare con una maestra della musica italiana, ma che fa onore anche a noi, perché in questa occasione appunto cerchiamo di valorizzare anche la scena musicale locale, perché il gruppo che accompagnerà Andrea Mirò è dei Modojon, sono due ragazzi dei Modojon, Matteo Iarlori e Matteo Battistini, che in questa settimana hanno studiato Sodo, hanno
preparato i brani di Andrea Mirò, e quindi adesso, cioè, si crea questa fusione tra Andrea Mirò, che arriva da lontano, e due ragazzi di Lanciano che hanno la fortuna di poter aggiungere sul curriculum che hanno suonato insieme ad Andrea Mirò. Quindi noi adesso non possiamo che augurare tanta fortuna anche al disco Elettra e Calliope, che vi consigliamo di comprare, perché dopo che quello che sentirete questa sera vi verrà voglia di ordinarlo nei negozi di musica di Lanciano. E quindi esistono dei negozi, infatti sono sempre molto attivi e sono gentili anche nei confronti degli organizzatori che si uniscono. Bene, allora, prima di salutare, di incentivare Andrea a fare le scale per salire su sul faro, anzi a metà strada, approfitto velocemente per ringraziare in modo doveroso il Comune di Lanciano, che dà il patrocinio alla manifestazione, quindi nell'assessorato alla cultura e l'assessorato anche all'urbanistica, entrambi molto attenti a questa manifestazione. Il comitato, la direzione artistica delle feste di settembre, che ha inserito la manifestazione nel programma, l'associazione Over the Cover, Genio TV, che è qui a riprendere, e ringrazio ovviamente i Modo John, che sono qui questa sera, anche la Grace Band, che ha sostenuto il gruppo operativo per il service, e tanti altri partner che ricorderemo più tardi. Per primi, Musica Fa, che ci sostiene fondamentalmente tutti i giorni per illuminare la mostra, e poi la Bocconotteria di Castelfrentano, la Rinascita Lancianese, tanti altri che ci rendono più lieta la serata, e poi degli operatori dell'edilizia, dei costruttori edili, di componenti dell'edilizia, che sono particolarmente integrati, diciamo, in questa manifestazione, perché sono compatibili con quello che stiamo accendendo. Quindi non sono i soliti sponsor, ma sono proprio quelli che lavorano in questo campo per accendere nuovamente l'architettura e valorizzare uno spazio urbano. Quindi io ho parlato anche troppo, adesso salutiamo Andrea Mirò.